Buonasera a tutti, amici della libreria Ibis, ben ritrovati dopo le festività natalizie. Riprendiamo gli incontri, tema cardine per un ricercatore, quello che verrà trattato questa sera. L'autore, prendendo spunto da due suoi volumi e un diario di pratica, ci porterà infatti a conoscere, attraverso le sue esperienze, i vari aspetti della morte, esperienze che rientrano anch'esse, per la maggior parte dei casi, in un altro aspetto molto presente sul percorso di chi cerca indicazioni sulla via spirituale, quella che viene conosciuta maggiormente come il viaggio astrale. I libri sono pubblicati dalla casa editrice Om e i titoli Manuale per sopravvivere dopo la morte, Viaggiatore astrale e Il tuo diario oscuro. L'autore è Ensitive, che ci sta ascoltando. E lo saluto, buonasera. Darò qualche notizia in più sul suo percorso. Ensitive è scrittore sensitivo e viaggiatore astrale. Ha compiuto il suo primo sdoppiamento all'età di 13 anni. In seguito a molte altre esperienze, viaggi astrali e grazie a un cammino interiore evolutivo rapido e sconvolgente, ha pubblicato il libro bestseller Manuale per sopravvivere dopo la morte, con lo scopo di sdrammatizzare il mito della morte e aiutare le persone a essere serene e consapevoli di ciò a cui andranno incontro dopo il trapasso. Il libro ha reso l'autore apprezzato in tutto il mondo spirituale, consolidando la sua posizione di esperto esoterista, conosciuto anche per la partecipazione al docufilm di Franco Battiato, Attraversando il Bardo. A oggi Ensitive è considerato il maggiore esperto italiano di viaggi astrali, appunto. Bene, Ensitive, a te la parola. Grazie. Bene, scusate, questo intermezzo e questa presentazione anche per gli ospiti online. Buonasera a tutti, scusate anche la voce, speravo di aver recuperato la mia voce calda e sensuale, ma non è così in realtà. Per cui sopportatemi con questa leggermente sottotono. Allora, come diceva Cesare, io sono un viaggiatore astrale. Sapete tutti che cos'è il viaggio astrale, lo conoscete come fenomeno, lo riassumo. La separazione dell'elemento energetico, anima, se preferite, da quella che è la frequenza corpo fisico, per cui l'anima ha la possibilità di vagare e di esplorare altre dimensioni, il corpo rimane il più delle volte sdraiato nel letto o dove l'avete lasciato. Questo fenomeno capita almeno a tutti una volta nella vita. L'unica differenza è che più lo ricordano semplicemente come un sogno. Per cui mi vedevo sdraiato nel letto, ho sognato di sorvolare una città, avevo la percezione di essere molto più lontano rispetto a dove avevo lasciato il mio corpo, eccetera, eccetera. Tutte queste sensazioni riconducono al fenomeno di sdoppiamento, al fenomeno dei viaggi astrali. La differenza tra chi le fa in maniera sporadica e chi magari le cataloga come un sogno e chi ovviamente lo fa invece con una consapevolezza maggiore è a quella appunto di far tesoro delle esperienze e ricordare quelli che sono i contatti o comunque i posti visitati in maniera abbastanza dettagliata. Cosa si trova innanzitutto quando ci si sdoppia, ovvero quando si fa un viaggio astrale? Si trova una dimensione energetica che è conosciuta comunemente come che si trova? Astrale. Al di là. Al di là. Per questo io sono un esperto di morte, semplicemente perché ho frequentato per tanto tempo, ora un po' meno, quello che è comunemente considerato come al di là. Ho interrogato defunti di tutti i tipi, addirittura sono arrivato a, lo dico con un po' di cinismo, desiderare che qualche ultracentenaria magari terminasse il suo percorso proprio per interrogare ancora perché avevo esaurito tutti i defunti di casa e alla fine ne ho tratto comunque una serie di teorie, una serie di elaborazioni che sono scaturite in quello che è stato il mio primo libro, il Manuale per sopravvivere dopo la morte. Qualcuno di voi l'ha letto? Beh, c'ho un seguito fantastico, una bestia. Però è un titolo che si conosce.
Si conosce, esatto. Vabbè, è un titolo che ha venduto tanto, ormai è un libro che ha quasi 10 anni. Cosa diceva e cosa dice questo manuale? Per la prima volta, anche se non proprio per la prima volta, però diciamo che un po' come un fulmine a ciel sereno arriva una teoria. Le prime visualizzazioni di un defunto non sono determinate dai sensi di colpa, dal purgatorio, paradiso, inferno, qualcuno che giudica, ma sono determinate dal tipo di morte subita. Per cui il tipo di morte subita condiziona i primi istanti, i primi momenti in cui l'anima entra nell'aldilà. Ciò significa che chi muore in un letto d'ospedale avrà delle visualizzazioni totalmente diverse rispetto a chi muore in un incidente e così via. Questo libro ovviamente ha avuto un discreto successo, non ovviamente perché l'ho scritto io, ma perché è scritto in modo semplice, arriva diretto, è arrivato anche nelle mani di Battiato, mi ha voluto nel suo documentario, come vi diceva Cesare, attraversando il bardo, sono quello che non riconoscete perché io di solito vado in giro col cappellino occhiali. Infatti vedete che la telecamera è puntata sui libri e non riprende me. E se voi guardate attraversando il bardo, a un certo punto c'è un personaggio con un bollino nero davanti, quello sono io. Battiato, buona parte dei miei racconti si è tenuti per sé, ha fatto molto bene, il resto li ha condivisi nel suo documentario e nel suo film. Da lì in poi c'è stato il libro successivo che si intitola Enzit, viaggiatore astrale. Io insegno a fare viaggi astrali, questo è diventato attualmente il mio lavoro, oltre che una serie di altri corsi che riguardano principalmente sempre il lavoro sull'anima, e poi Nella mente di un defunto, che è ancora un libro che in questo momento è introvabile perché la Home Edizioni lo deve ripubblicare, perciò uscirà a breve. L'altra produzione invece tratta la materia, diciamo, la parte, il sé ombra, il lato oscuro dell'anima, è semplicemente un diario oscuro, dove si va a guardare, a scrutturarsi dentro, a tirare fuori tutto ciò che di solito tendiamo a nascondere perché non ci piace o perché la società vi ha detto che non è bello che faccia parte di voi. Mentre una parte fondamentale, il sé ombra, il lato oscuro, proprio per tirare fuori l'intuizione, la creatività e tutto quello che c'è di bello nell'ibrido umano. Scusate. A parte questo, io rimango un esperto di morte e un esoterista, per cui non amo le relazioni classiche, ma amo l'interazione. Infatti questo banco mi dà una noia pazzesca, non immaginate, però ci sto, faccio il bravo, sto dietro il microfono. E lascio che ognuno di voi mi faccia le domande che vuole, sull'aldilà, sullo spirito, sulla reincarnazione, sul karma. Non rispondo a domande di matematica o geografia perché non le so, però tutto il resto potete azzardare e mettermi alla prova. Non racconto verità, racconto il più delle volte esperienze, ovvero quello che sono riuscito a capire, a comprendere attraverso una frequentazione molto costante, assidua di queste, appunto, che sono le dimensioni energetiche. Ma non è detto nemmeno che sappia rispondere a tutto, per cui utilizzo sempre una parola salvezza, come si fanno i giochi erotici, che mi eviti la figuraccia di dire non lo so questo. Per cui dimmi il nome di un animale. Zebra. Quando io dirò zebra, vuol dire che in realtà io non so rispondere alla vostra domanda, ma anziché dire non lo so, la zebra sarà il mio animale salvezza. Per il resto potete mettermi alla prova con tutto quello che volete. Prego. Lei ha visto il film Nosso Lato? Sì, certo. Cosa ne pensa? Allora, è molto veritiero, anche se dovete considerare che è un film, in realtà, per cui comunque molto attinente alla realtà. Io non ho visualizzato la clinica, se avete presente di cosa sta parlando, film Nosso Lato. C'è una clinica a un certo punto in questo film dove curano le anime. Non ho visualizzato quella clinica, ho visto però dove c'è una sorta di bolla energetica dove tutti i defunti passano e vengono curati, ma curati tra virgolette, perché in realtà c'è un apporto energetico e c'è uno sviluppo di quella che è stato il proprio percorso di vita, dove si comprendono quelli che sono stati eventuali errori e ci si cura
proprio grazie a questa infusione di energia e alla comprensione di quella che era la nostra missione animica. Per cui Non Solar, film sicuramente da guardare e da vedere, tenendo presente che alcune cose sono delle escamotage cinematografiche, per renderlo ovviamente più comprensibile e più fruibile. Però è molto valido. Sensitive, ti chiederei una cosa a beneficio dei nostri ascoltatori. Se qualcuno fa una domanda in presenza, ti chiederei di riassumerla. Ma la ripeto, ha ragione, perché non sono microfono. Grazie a te, Cesare, scusa. Scusate, io no, chiedevo se il suo libro si è ispirato al Bardo Todol del tibetano dei morti. Il mio libro non si è ispirato al Bardo Todol, tutto un altro mondo, esatto. Anche se io ho studiato il Bardo Todol, sicuramente ci sono delle attinenze, ci sono anche delle incongruenze. Io non reputo, fai conto, i 49 giorni come un tempo effettivo, un tempo calcolato, che nasce magari da una numerologia sacra, per cui tante piccole cose non collimano, ma sono sicuramente dei testi interessanti da studiare e da approfondire. Aspetta che c'era lei? Dimmi. La mia domanda riguarda l'esperienza mistica. Una persona che magari non ne ha mai avute, sì, l'esperienza mistica è una cosa che capita e basta, o magari ci si può allenare per averne una? Allora, ripeto la sua domanda sempre per quelli online. L'esperienza mistica è una cosa che capita oppure può essere allenata? Ma soprattutto io direi, ma va ricercata l'esperienza mistica? Assolutamente sì. Cioè, voi dovete ricercare il misticismo, se così vogliamo parlare, il trascendente, perché nella vita reale facciamo tutti le solite cose banali e noiose. Siamo produttori e consumatori, non facciamo nient'altro. La vera realtà, se proprio vogliamo essere filosofi, va oltre quella che è la materia, per cui io devo ricercare sistematicamente esperienze di natura trascendentale. Se voglio comprendere le dinamiche, se voglio comprendere l'origine del genere umano, se voglio comprendere come funziona l'universo, se non è tra le mie priorità e quello a cui sono interessato, è il calcio, il centro commerciale, allora lascio stare il misticismo e mi occupo di quello. Se invece voglio evolvere dal punto di vista spirituale, devo per forza ricercare questo genere di esperienze. Prego, dimmi. Può capitare che una persona non si renda conto di essere morta, quindi dell'aldilà continua ad agire come se fosse ancora viva qua? Okay. Può capitare una persona non si renda conto di essere morta. Certo, purtroppo nelle morti improvvise capita proprio questo, che prima che arrivi la consapevolezza della morte, l'anima del defunto continua a ripercorrere un percorso quotidiano, come se di fatto non fosse successo nulla. Ma molto spesso c'è anche questa problematica, chiamiamola, tra anime, dove io, non accettando la morte, proprio perché è avvenuta in maniera troppo improvvisa, che cosa faccio? Sostituisco la persona, magari un conoscente, che a me. Per cui fate conto, un incidente stradale, questo soggetto muore, la morte è troppo repentina, non c'è l'accettazione della morte, lui vede le immagini dell'incidente, delle ambulanze, dei soccorsi, tutto quanto, ma ci mette all'interno della macchina un'altra persona proprio per far sì che non gli arrivi la botta tra capo e collo e l'immediata visione della sua morte. È una negazione. Altro film molto bello, visto che parlavamo di film, Al di là dei sogni. Se voi guardate Al di là dei sogni, lui che cosa fa? Non riconosce i figli, perché il dolore di vedere i figli sarebbe troppo forte, di conseguenza gli dà delle sembianze diverse, gli dà le sembianze di amici, eccetera, eccetera, fino a che non è pronto a vedere i figli all'interno dell'aldilà. Prego. Questa è la mia curiosità. Mi piacerebbe sapere cos'è che l'ha portata a fare questo tipo di esperienze. Allora, cosa mi ha portato a fare questo tipo di esperienze? Io sono un viaggiatore astrale spontaneo. Appunto, come mi piacerebbe, come è successo magari la prima volta,
come si è accorto di questo? Io mi sono trovato proiettato sul soffitto della mia camera alla veneranda età di 12-13 anni, pensando di essere morto. E ora che faccio? Sdiragno? Ero attaccato al soffitto, pur sapendo e vedendo il mio corpo sdraiato nel letto. Da lì in poi io ho iniziato una ricerca ed uno studio che non è finito, perché va avanti da ormai più di 30 anni, ma essendo viaggiatore spontaneo queste cose mi capitavano sistematicamente come mi capitano tuttora, per cui io ho dovuto far pace con le mie stesse esperienze, ho dovuto studiare quello che mi succedeva, e considerate che 30 anni fa, anche più, 35 anni fa, non è che un bimbo o un ragazzino poteva andare dai genitori e dirgli: oh, mi trovo proiettato, parlo con i defunti, ma a parte nemmeno ora, ancora prima, peggio. E di conseguenza è abbastanza difficile far pace con questo genere di esperienze. Per fortuna non mi sono fermato, sono andato avanti, non mi sono spaventato, ho iniziato uno studio, una ricerca, e ho approfondito quotidianamente tutto quello che mi accadeva. Dimmi. Molte persone arrivano al momento della morte imbottite di sedativi. Questo reca problemi al momento del trapasso? Allora, i sedativi creano problemi, sì, sicuramente. Occorre una purificazione un pochino più lunga, perché snaturano quelli che sono gli ultimi pensieri. Però è importante... L'ultimo pensiero, la situazione dell'ultimo istante, è molto importante per determinare poi quelle che saranno le visualizzazioni. Per cui forse tra un dolore e l'incapacità di gestire un dolore e un sedativo bisogna vedere caso per caso come reagisce la persona. E tutto sommato, se riesce ad ammorbidire la cosa, forse se ne va un pochino più con serenità. Laddove ovviamente c'è un dolore insopportabile che porterebbe la creazione di scenari molto grigi, molto cupi e molto distruttivi. Prego. Sulla reincarnazione, puoi dire qualcosa? Sulla reincarnazione posso dirvi tutto quello che volete, certo. La reincarnazione è una legge cosmica, per cui nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, fa parte di un nostro percorso di anima. Fino a che non raggiungiamo una determinata frequenza che ci riporta all'energia originaria, madre o padre, come preferite, dobbiamo di nuovo reincarnarci. Ultimamente va di moda questa teoria sulla reincarnazione come strategia di arconti, o che per tenere le anime legate alla Terra. Non è corretto, perché la reincarnazione può venire anche su altri pianeti, è semplicemente una forma di evoluzione, una forma di scuola che tutte le entità devono affrontare, tutti gli esseri, comunque anche quelli extraterrestri, chiamiamoli così, hanno un percorso evolutivo e di conseguenza procedono fino a che non ritornano puri per rimpinguare, diciamo, quella che è l'energia originale. Prego. Dimmi. Allora, se il fatto di fare viaggi astrali ha anche la capacità di vedere l'aura delle persone, o sono due cose separate? Allora, i viaggi astrali di solito comportano una dimestichezza con tutto il mondo delle energie sottili, per cui può anche aiutarti nella visione dell'aura, quello sì, ma bisogna comprendere che il viaggio astrale è un percorso, non è un fenomeno a sé stante. O meglio, non è che io faccio un viaggio astrale e poi ritorno, oh wow, ora sono il mago, vedo l'aura, vedo i numeri dell'otto e tutto quanto. Assolutamente no. Il viaggio astrale è un'esperienza molto forte, perché per prima cosa vi fa rendere conto della vostra esistenza indipendentemente dal corpo. E già lì è tanto. Cioè, rendersi conto, non ipotesi, rendersi conto. Io esisto indipendentemente dal corpo fisico, devo rimettere in discussione tante cose. Poi la frequentazione di dimensioni energetiche vi comporta anche qualche capacità in più. Io non vedo l'aura, vedo, però ho dimestichezza con l'anima delle persone. Questo sì. Per
cui mi rimane molto più facile parlare con la vostra anima che con il vostro io. Prego. Una domanda sul peso del karma, cioè le esperienze che eventualmente appartengono ad altre vite e di cui non siamo consapevoli, che peso hanno su questa? E come se ne si può liberare eventualmente, non conoscendole soprattutto? Certo. Allora, il peso del karma, ripeto, è sempre le esperienze delle vite passate, che peso hanno sulla nostra vita attuale? Hanno un'incidenza grandissima, perché noi dobbiamo smetterla di guardarci come esseri che viviamo questi 100 anni. No, bisogna imparare a guardarci come esseri che hanno un passato molto più lungo. Siamo esseri eterni e in questa nostra eternità ci sono tante esperienze che vanno a caratterizzare comunque quella che è la nostra quotidianità, anche semplicemente nei rapporti che stabiliamo, perché se ad oggi c'è una moglie, una fidanzata, un ex fidanzata, dei figli, ok, è perché questi legami si sono stabiliti già, anche se in maniera diversa, in una vita passata, per cui tutto quello che è oggi è in funzione di tutto ciò che è stato. Secondo me non dovrebbe influenzarci, nel senso, non è che bisogna che ne vengano fuori dei condizionamenti che ci impediscono una serena esistenza. Alcune cose sarebbe importante vederle, valutarle, saperle sicuramente, anche per quelle che possono essere degli sbocchi magari su problematiche fisiche o malattie, ma non ricordando le vite passate non posso nemmeno fare una ricerca spasmodica di quelli che sono eventuali traumi caratterizzati da. So che ci sono. Cosa faccio? Cerco di colmarli. Come si colma questo famoso karma? Che cos'è anzi questo famoso karma? Vediamo un po' di sviscerare qualcosa insieme. Che cos'è karma secondo voi? La legge di causa e effetto. Dunque? A seconda di come agisco, creo un possibile futuro. Pongo le cause per eventualmente quello che può essere il futuro, per cui conviene agire bene, perché poi quando ci arrivano le cose negative vuol dire che comunque c'è stato qualcosa nel passato che abbiamo fatto, no? Conviene agire bene. Vediamo un po', porto la lavagna, mi distacco dal microfono e vado alla lavagna. Allora ti si sei messo. È una bilancia. Se io tolgo energia dall'universo, in qualunque modo tolgo energia, questa energia la devo restituire. Ma l'universo non gliene frega se io campo 20 o 50 o 100 anni. Lui sa che quell'impronta energetica ha tolto energia e lo perseguita fino a che non la restituisce. Cerca di farmi capire che io devo restituire energia. Perché quel signore... Scemo non era, no? Diceva e parlava di altruismo incondizionato. Perché se io restituisco qualunque cosa abbia fatto, sono sicuro che almeno non mi perseguita più. È per questo che devo dare, è per questo che si parla di altruismo, è per questo che si parla di generosità. Non perché va di moda, perché è bello, perché siamo tutti peace and love. Semplicemente perché io do degli apporti energetici. Non so cosa ho fatto, non mi interessa, ma sono sicuro che sto riportando energia, tanto prima o poi in qualche vita lo porta sicuramente. Ok? Perché non andare a cercare il perché o per cosa? Te dai, sei sicuro? Prego. Il viaggio astrale, cioè in quale stato ci avviene, per esempio, uno stato di veglia, uno stato meditativo, uno stato di sonno, oppure può avvenire in vari... Cioè, allora, il viaggio astrale in che stato può avvenire? Il viaggio astrale può avvenire ovviamente anche durante il sonno, ma non ha senso perché non ve lo ricordate, per cui non è costruttivo. O meglio, io faccio un viaggio astrale perché
sia funzionale e costruttivo, devo ricordare quelli che sono gli step fondamentali del viaggio astrale e di conseguenza in uno stato di veglia molto alto. Può venire anche in meditazione, sicuramente. Quando comunque la mente ha abbassato la guardia, ma è abbastanza vigile per registrare e ricordare le informazioni, si parla di un viaggio astrale che abbia una validità, abbia una valenza, abbia comunque un apporto di informazioni interessanti. Il viaggio astrale che avviene magari durante il sonno è un po' fino a se stesso. No, sono due esperienze diverse. Sogni e viaggi astrali sono due esperienze diverse. Anche il sogno lucido, che a volte viene confuso con il viaggio astrale, non ha nulla a che vedere. Il sogno lucido è un'esperienza onirica, il viaggio astrale è un'esperienza fuori dal corpo, sono due cose distinte. Prego. Durante il passaggio appunto dalla morte, no? Quindi questo passaggio, quando lasceremo il corpo, no? Quello che prevale, dicono i tibetani, io sono appassionata di buddismo tibetano, non so se si è capito, è la mente sottile, loro dicono. Quindi queste attitudini che noi abbiamo nella vita attuale, se non ci lavoriamo nella vita attuale, poi ce le riporteremo nelle vite successive. Quindi per questo fare meditazione e cercare comunque di capire quali sono, per esempio, le cose che... e consapevolizzare quello che non vogliamo, no? Portarci... della vita successiva, cioè cosa ne pensi di questo? Allora, se la mente diciamo influenza quelle che sono le vite successive, se non ci lavoriamo, riassumo come domanda, sicuramente sì, noi dovremo sempre lavorare su quelli che sono i nostri bagagli e le nostre, chiamiamole spazzature mentali. Perché fino a che comunque diamo delle priorità o ci identifichiamo in qualcosa che non siamo, non avremo mai la leggerezza e la libertà di avere delle vite successive, delle reincarnazioni più fluide, più serene e più evolutive. È chiaro che se io ho passato un'esistenza a preoccuparmi della materia, del cibo, dei soldi, del sesso e tutto quanto, e lì il karma altro che mi dice: guarda che forse hai capito poco, per cui la prossima vita sarà una vita di privazioni, poi li metteteci tutta la filosofia che volete, ma quello che noi bisogna imparare a fare, oltre che meditare, è l'identificazione fondamentale. In cosa ci identifichiamo? Perché se ci supponiamo tre corpi, corpo fisico, corpo mentale e corpo animico, la tendenza nostra è quella di identificarci o nel corpo fisico o nel corpo mentale. Hanno tutti e due esigenze simili ma completamente diverse. Quando io inizio a identificarmi invece nel corpo animico, allora gli scopro che il resto, il corpo fisico è un vestito, la spazzatura mentale prima o poi se ne andrà e sarà dimenticata, le priorità sono altre. E quali sono le priorità di cui dovrei preoccuparmi nel mio quotidiano? Il dialogo con l'anima. È inutile che si parli tutti di anima, 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 e nessuno ci parla, nessuno la sente. Pure, oh, io ce l'ho, sì, ok, che dice, sta zitta. Quest'anima, cioè, ci crediamo? E che è l'anima? Che è l'anima? E ditemelo. C'è, possiamo andare per esclusione, non è il corpo fisico, non è la mente, non è il superio, magari. Allora, che cos'è quest'anima? Arriviamo a concretizzarla. Non c'è. Nostra essenza, meno filosofico, vai più sul pratico. È un'ideologia, è la nostra missione di vita. Ciò che siamo veramente a prescindere da quello che ha deciso la società. No, è un'ideologia. Andate sul pratico, non vi incartate da soli. L'energia. Oh, un'energia. Un'energia. Vi piace? Non è tanto diversa da un'energia magnetica o elettromagnetica, eh? È un'energia. Che capacità ha questa energia? Consapevolezza. Uno potrebbe essere, ma andiamo ancora più sul basic. Di creare energia vitale. Cioè creare anche nella materia. Creazione, no? Registra informazioni.
Basta. Registra informazioni. Quali sono queste informazioni? Esperienze di vita. Registra informazioni che sono le esperienze di vita. Se le porta dietro? Sì, se le porta. Ma non solo l'ultima, perché nell'energia anima confluiscono tante esperienze. Poi man mano l'ultima avrà un ruolo più dominante, ovviamente, si staccherà, riassumerà, riprenderà la propria impronta definita e sarà quella che è la Rosemary Altea, ve la ricordate? Sì. I colori dell'anima, aveva avuto delle bellissime intuizioni, poi è diventata commerciale, però aveva avuto delle belle intuizioni, ovvero l'anima ha un'impronta abbastanza definita, la vecchia guerriera, combattente, la saggia, eccetera, eccetera. È così, ha una sua impronta. In questa energia poi confluiscono tante altre formazioni, ma via via si perdono perché non hanno più valore e ritorna nella sua impronta originaria. Ok? Comunque nella visione dei fantasmi di solito sono le ultime emozioni che vengono a galla in qualche modo. Certo, le ultime emozioni sono fondamentali, sì, si vanno a determinare. Vanno a determinare molto, sì. Chi ti insegue? No. Ci vediamo domani se viene. Ciao. Dimmi. Uno dice che ci sono persone che non hanno. Dice una cazzata pazzesca. Allora, io posso giustificare Malanga quando dice che attraverso le sue, andatevi anche voi, sì. Mi ho annoiato così tanto. Vabbè. Io posso giustificare Malanga quando dice che attraverso l'ipnosi, ok, viene fuori che non ci sono, ci sono persone che sono dei soli involucri, ma non posso giustificare nessun altro e soprattutto chi si taccia come operatore esoterico che asserisce che ci sono umani senza anima, perché è una grandissima cazzata. Ci sono umani con un'anima diversa, più lontana dagli altri corpi, che manca magari della connessione necessaria a far sì che si senta e si comprenda, e ci sono altre tipologie di umani che hanno un'anima diversa nella propria composizione. Ma ogni essere ha la scintilla divina, non ci sono cose su questo piano e sugli altri privi di scintilla divina. Per cui denunciate veramente chi vi proferisce queste grandissime cavolate. Gli animali hanno anima. Certo, anzi, per eccellenza. L'anima, sempre perché torno qua nella mia lavagna. Sempre perché di energia si tratta, da cosa è composta secondo voi? Idrogeno. Spariamolo un a caso. Il tutto è frequenza, però andiamo invece a guardare da cosa potrebbe essere composta. Luce. Luce, amore. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Però possiamo supporre che sia composta da una molecola che io chiamo, l'ho chiamata metamolecola, ok? Metamolecola. Una molecola che parte dall'energia originaria e compone l'anima. L'anima di un essere umano ha X metamolecole, ok? Non tutti, per questo alcuni non percepiscono, perché molto probabilmente ci sono esseri umani che hanno un Y metamolecola. Gli animali, le formiche, che non hanno anima? No, assolutamente, ce l'hanno. Hanno Z metamolecole. Hanno anche loro la scintilla divina, con una composizione diversa. Uomini e donne hanno la stessa anima? Uomini e donne hanno la stessa anima? Questa la dovevo ripetere. È una domanda interessante. Sì, l'anima non ha la sessualità,
o meglio, oggi sei donna, ieri potevi essere uomo, ma la tua anima è sempre quella. Per cui direi che non è un fattore determinante. Ci sono energie sicuramente che hanno una componente che noi possiamo definire femminile o maschile più marcata, quello sì. Prego. Ma esiste un tempo zero in cui l'anima inizia il suo percorso? L'anima avrà un inizio in cui inizia a evolversi, parte da qualcosa per fare il suo percorso? Allora, si stacca dall'energia originaria. Allora, ripeto la domanda, un tempo zero da quando l'anima inizia la sua esistenza, questa è la domanda. Il tempo nelle dimensioni energetiche ha una valenza tutta diversa, non esiste in pratica, per cui rapportarsi già al parametro tempo è complicato e complesso. Ma soprattutto, se proprio vogliamo stabilire un inizio, bisogna stabilire quella che è la sua origine. Perciò nel momento in cui si separa dall'energia, dalla frequenza madre e inizia a dare vita ad altre forme, ad altri corpi, potrebbe essere quella l'origine dell'anima. Potrebbe. Prego. Tu hai parlato del ciclo di reincarnazioni dopo il quale l'anima si purifica e torna alla fonte. Ma tu hai modo di comunicare anche con la fonte o comunichi solo con un altro piano dove ci sono anime che si stanno ancora reincarnando? Caspita, comunicare con la fonte è tanta roba, eh? Cioè... È un progetto ambizioso. Eh sì, allora, non mi ha mai risposto la fonte, io ci ho provato, però è una frequenza molto forte, ci sono stato per pochi secondi, è equiparabile a quello che è il concetto cattolico di paradiso, per come l'ho vissuto io, entrare in questa frequenza è stato come essere in connessione con tutto quanto, con tutto il mondo, per cui te allo stesso tempo sei albero, sei animale, sei stella, sei luna, sei tutto quanto. Però cioè, è difficile da descriverlo. Io credo che quella sia perlomeno la telefonata più in alto che ho fatto. Non so se c'è qualcuno sopra, ma a me è bastata. Prego. Volevo chiedere io, questi viaggi astrali, quindi se ho capito bene, ti danno l'opportunità, la possibilità di eventualmente avere una connessione con le anime dei defunti. Certo, i viaggi astrali danno l'opportunità di avere una connessione con i defunti, se uno vuole rapportarsi con i defunti, altrimenti puoi visitare quello che vuoi, c'è anche chi va a fare il guardone nelle case degli altri, insomma, non hai spazio, non hai limiti, non hai tempo, vai un po' dove ti pare. Io mi sono rapportato molto con i defunti, ad oggi diciamo che i defunti non hanno più un grosso interesse per me, perché tanto dico sempre le solite cose, sono io si da morire. Però sì, diciamo che hai questa opportunità. Ma un'anima si può reincarnare, no, sì, in due luoghi, quindi in due corpi, in più corpi. Oddio, un'anima si può reincarnare in due corpi. Potenzialmente sì. Se c'è stato qualcuno diviso, che non ne ho idea. Però. Ma te ti fanno, cioè, perché tu, voglio dire, nel senso, vai a parlare con i defunti? Dico, me lo chiedo anch'io. Infatti, non qualcuno che ti viene a chiedere di parlare con i defunti per chiedere qualcosa, oppure tu ci vai perché ti fa piacere, allora, andare in quei posti? Io cerco morti su commissione. Il problema è che ho iniziato così, a cercare defunti su commissione. Il problema è che poi la lista è diventata talmente lunga, cioè, che era impossibile per me cercare tutti quanti i defunti. Perciò ho spostato l'attenzione sui viaggi astrali, nel senso, ho detto, ma perché, scusa, anziché io andare a cercare i morti vostri, che poi non è detto nemmeno che mi vogliono parlare, cioè, perché comunque è sempre uno sconosciuto che arriva da un defunto. Cioè, non andate, uno non si va a cercare il morto proprio. Io vi insegno a fare viaggi astrali, così andate dove vi pare.
corso di domani il corso di domani non è su viaggi astrali. Io domani faccio diversamente umani alle 10 di mattina, diversamente umani, che sono tutti quei personaggi che si sentono un po' fuori luogo da questo pianeta, per cui che hanno tante caratteristiche abbastanza comuni e che di fatto con il pianeta Terra non c'entrano nulla e vivono la situazione come un disagio, perché non sanno appunto di essere una razza ben diversa e distinta da quello che è l'umano da compagnia. Ti interromperei un attimo. Dimmi. Allora, a parte che ad alcune domande fatte online tu hai già risposto, però volevo ricordarti appunto che ci sono anche degli ascoltatori online, quindi se vogliamo concentrare qualche ultima domanda per poi lasciare un po' di tempo anche per gli ascoltatori online, poi ti giro le loro domande. Ok, te quando vuoi mi quando pure lasciamo ancora un paio di domande in presenza se ci sono e poi eventualmente ti riporto alcune domande degli ascoltatori. Allora, finisco di spiegargli che cosa faccio, poi fanno due domande. E poi mi fai le domande online. Allora, vi dicevo, domani questo corso dedicato a diversamente umani, che sono tutti quei personaggi che vengono considerati un pochino strani, ma in realtà hanno delle bellissime doti che vanno un po' riscoperte. Mentre domenica faccio un lavoro sull'ombra dell'anima, che è la compilazione, insegno a compilare il diavolo oscuro, quello che vi accennavamo prima, la parte che non ci piace, il nostro lato ombra, che dobbiamo invece ricucire nel nostro quotidiano affinché venga fuori proprio quelle che sono le caratteristiche dell'intuizione, della creatività e tutto quanto. Perciò il corso di domenica è molto, molto forte, nel senso sono pesante e sono cattivo. Ma dove lo fai? Lo faccio da Paola. Quello di domani è da 12 anni in su, sì, perché poi c'è la parte ovviamente più debole, sono i ragazzini che magari ecco non riescono ad integrarsi in ambito scolastico, sociale, ok. Se volete bloccate Paola, la legate dopo e chiedete le informazioni. Vuoi darmi qualche indirizzo, qualche recapito che lo faccio scorrere per le informazioni eventualmente che qualcuno volesse avere? Ti do il numero di telefono di Paola, che è 340 620 6281. Saremo a San Matteo della Decima. Così se qualcuno vorrà delle informazioni anche da online potrà fare questo numero. Ok, perfetto, grazie. Dimmi. Ho visto che sei andato in paradiso. Hai visto anche l'inferno? Ma allora, guarda, l'inferno io l'ho visto in questi ultimi 2 anni, quando andavate a giro tutti mascherati e pronti lì a punturarvi come per qualche cosina di... Per cui quello secondo me è stato l'inferno più grande. Poi, meno male. Però, insomma, quello è stato un inferno. L'altro inferno, no. Diciamo che non ho dei grossi sensi di colpa. Oddio, sensi di colpa ce l'ho. Ho fatto pace con tutti i miei sensi di colpa. Però non ho visto grandi luoghi infernali nelle dimensioni energetiche. Ecco. Prego. Come si muore serenamente? Si muore serenamente non portandosi dietro rancori, frustrazioni, sensi di colpa, paure, ansie, con soprattutto la curiosità di una nuova esistenza che non finisce qua, non finisce per forza con la vita terrena, ma va avanti e prosegue in altre dimensioni, con altre caratteristiche e con altre modalità. Quando si comprende questo, va via la paura della morte e di conseguenza si muore serenamente. Faccio anche il corso di preparazione alla morte. Se, mi sembra presto per te, però se vuoi. Ho avuto un sogno. È invece qualcuno che appunto va via con tante tensioni fortissime, tanto che io ho avuto la fortuna di vedere l'anima che andava via. Cos'è questa cosa? Avendo avuto anche da ragazzina delle esperienze, quindi non mi sono spaventata. E ho visto proprio la forte aggressività da scaricare da qualche parte, e come dire,
visto questo. E queste anime come scaricano? Devono fare un percorso di purificazione più lungo, cioè non ci sono troppi aiuti esterni. Come un'indicazione precisa, cos'è questo percorso di purificazione? No, nel senso che comunque ogni anima affronta un proprio percorso in base a quello che è stato il suo vissuto. Ok, se è riuscita a liberarsi di tanti sentimenti zavorra, frustrazioni, rancori, ok, la purificazione è più veloce. Se non si è liberata, come? In quella bolla energetica di cui che vi parlavo prima, un luogo, una bolla dove ti viene sviscerata tutta la tua esistenza davanti e hai degli apporti energetici e hai modo di comprendere quelli che sono stati eventuali errori. Comprendo. Esatto. Ti passa davanti il film della tua vita. Per cui se hai fatto un buon lavoro all'inizio, questo percorso è più leggero. Se il buon lavoro non l'hai fatto, ti sei portata dietro tutto quanto, e c'è da faticare un po' di più. Quindi il perdono, diciamo, è chiaro. Il perdono di se stessi. Di se stessi, non so, dei genitori inadeguati. Allora, non aspettate a perdonare da morte, arrivateci prima. Esatto. Non aspettate l'ultimo momento. Lavoriamo bene in vita per avere la morte serena. Non mi devo ridurre l'ultimo minuto. Estrema unzione, ok, perché no, è sbagliato. Alimenta il senso di colpa. Prego. Bene. Volevo chiedere, aspetta, è l'ultima, Cesare. Ok. Questa bolla, no? L'anima. È sì. Vero che in quel momento non possono comunicare o con noi o con magari un viaggiatore astrale? Ma allora, all'interno di questa bolla la situazione è sicuramente più delicata, per cui c'è meno interazione, ma se io voglio lo trovo uguale. Sì. Sì. Entro dove voglio. Quindi non è vero che non è permesso? No. Cioè, un defunto, se vuole comunicare con voi, il modo lo trova. Se anche non vuole, se anche se è lì, se non vuole, o comunque se non può perché sta facendo un'altra cosa, no. Però, cioè, non è non così. Non ci sono divieti. Non ci sono grossi divieti, no. Il modo si trova sempre. E per i suicidi? Allora, i suicidi è un pochino più complesso anche lì, perché il percorso di purificazione è più lungo, ma bisogna vedere le modalità con cui si è arrivati al suicidio, se è disperazione o se sono alcune tipologie di cosmico per cui il naturale percorso è proprio quello del ritorno a casa. Va visto un po' caso per caso. Comunque partiamo dal presupposto che un'anima di un suicida deve faticare un pochino di più rispetto alle altre. Poi l'avete visto sempre nel famoso film Al di là dei sogni, no? Scenari grigi, distruttivi, non riesce a uscire da quel loop, addirittura ci trascina lui. Vai Cesare, siamo pronti con le domande online. Eccoci qua. Allora, intanto ti aggiorno che ti dico che sono parecchi ancora quelli collegati, sono parecchie persone collegate. Dunque, domanda, le anime hanno paura di nascere sulla Terra come da umani? Si ha paura di morire? No, le anime non hanno paura di nascere, le anime sono attratte, non hanno nemmeno una volontà così incisiva come a volte si pensa, che l'anima sceglie il proprio percorso, sceglie i propri genitori. L'anima è attratta dall'esperienza che deve fare, per cui subisce un'attrazione e di conseguenza si ritrova in un determinato contesto. All'inizio ovviamente ci sono anime, ci possono essere anime a cui non piace l'idea di ritornare sul piano terreno, ma è un'attrazione, di conseguenza non ne possono fare a meno. Cosa ne pensi della pratica del Powa, quella pratica tibetana, del buddismo tibetano? Della... Non la conosco. Zebra, bene, passiamo. Non conosco la pratica, se me la riassumi. È una pratica che viene effettuata
nel momento della morte la coscienza viene fatta espellere dalla fontanella del cranio, ecco. Ah, no, per ricongiungersi, con la coscienza universale, questo più o meno da quello che si dice. Io penso branco di zebre, branco proprio nella savana che siamo... Passiamo a un'altra domanda. Se esiste una forma paradiso, inferno, Ensit vi parla con le anime che ne sono fuori o dentro? Ma allora, ho spiegato prima un po' quello che sono i concetti di paradiso e inferno. In realtà sono frequenze e sono stati dell'io dove comunque l'anima, l'essenza, si ritrova a seconda di quello che è stato il suo vissuto, e di conseguenza codifica un po' con quelli che sono i propri concetti, se vogliamo, di inferno o di paradiso. Io per lo più mi relaziono con l'anime dei defunti, che sono in un basso astrale o in un astrale che non è una frequenza top, non è una frequenza altissima, perciò direi che sono in quella sorta di limbo, se proprio vogliamo chiamarlo, di purgatorio, dove ancora devono fare un po' del loro percorso prima di arrivare ad una nuova frequenza. Io parlo con loro quando mi rispondo. Direi che hai già risposto a una domanda che era la successiva. Adesso avanti. Andiamo avanti. Bestia. Sì, la domanda era cosa ne pensi dei medium? Sono veramente le anime dei defunti che vengono contattate o può essere altro? Ecco. Può essere anche altro. I medium devono essere bravi, perché chiunque si spaccerebbe per l'anima di un defunto pur di interagire con il piano reale. Per cui attenzione. E questa è interessante. Un'anima si può reincarnare su altri pianeti in forma di esistenza diversa da quella umana? Sì. Anche lì deve aver raggiunto una determinata frequenza tale, un'evoluzione tale che gli consente il superamento di quello che è lo stato evolutivo umano. Però è possibile. Nelle esperienze fuori dal corpo è possibile vedere anche accadimenti futuri per la propria vita o vite parallele? Certo, il tempo non esiste, ha una valenza diversa, per cui passato, futuro e presente coincidono. Io ho incontrato mio figlio prima che nascesse. Questa è una domanda personale, alcuni si chiedono come mai non ti fai riprendere. Perché il parrucchiere mi ha sbagliato taglio oggi, e allora no, io vivo in una realtà molto piccolina della Maremma, per cui non amo la pubblicità, e fino a che giro con cappellino e occhiali posso sempre dire che sì, mi assomiglia ma non sono io. Se la mia immagine girasse sui social troppo, avrei di nuovo la fila sotto casa a chiedermi dov'è nonna, dov'è zia, dov'è la bisnonna, eccetera, eccetera. Non voglio questo. Direi che andiamo verso la fine delle domande. Cremazione ed espianto organi possono avere conseguenze? Allora, questa è molto interessante come domanda e l'ho affrontata e di solito l'affronto proprio nel laboratorio di preparazione alla morte. Quello che dico è di parlare sempre quando c'è tempo e farsi dare delle disposizioni precise, perché se la cremazione non è una disposizione precisa, cioè non è una volontà di chi sta abbandonando il corpo, l'immagine di vedere il corpo bruciato lo riconduce a un concetto di inferno, per cui gli sto dando un senso di colpa, non la sto gratificando quest'anima, gli sto creando un disagio, gli sto facendo del dolore. Stesso discorso per la donazione dell'organo. Benissimo, bellissimo gesto, ma deve essere una scelta sua. Se non è una scelta sua, attenzione, perché può creare comunque un disagio all'anima che sta guardando il suo corpo e lo sta vedendo magari
sezionato. Ok. L'anima rimane in prossimità del proprio corpo per alcuni giorni. Quantificarli non è semplice perché dipende dallo stato di consapevolezza raggiunto, ma almeno 3-4 giorni è in prossimità del proprio corpo. Bene, direi che questa è l'ultima, a parte gli apprezzamenti di alcuni spettatori. Come possiamo, come possiamo ricordare o riconoscere l'esperienza che l'anima è venuta a fare e rimanere coerenti con questa? Allora, il progetto animico è molto grande, molto vasto e nessuno lo conosce se non lei. Di conseguenza è quasi impossibile stabilire il perché di determinate esperienze. Bisogna fidarsi e comprendere che se determinate cose vanno verso una linea, molto probabilmente è quella linea da seguire. Poi in realtà io faccio sempre questo esempio, cioè l'anima nel suo progetto è come se stesse costruendo un grande puzzle, prende dei pezzi che gli servono per finirlo, ma noi non vediamo nell'inizio né la fine di questo puzzle, per cui è impensabile determinare il disegno stesso per quelli che sono gli anni della nostra ultima vita e magari non, ovviamente non potendo vedere tutto quello che c'è alle spalle, e si parla di eternità, per cui andiamo a fidarci quello che capita, perché vuol dire che doveva capitare. A proposito di eternità, può un'anima non reincarnarsi? Esiste il nirvana? L'anima non si rincarna, cessa la sua reincarnazione quando raggiunge la frequenza dell'energia originaria, e questo è un percorso molto lungo, cioè ci vogliono centinaia e centinaia di vite e migliaia di anni, se proprio vogliamo. Per cui è fuorviante la teoria che dice che basta non voler più reincarnarsi e smettiamo, assolutamente, fuori dalla Matrix, fuori dal ciclo delle reincarnazioni. No. Non è così, bisogna lavorare bene, cioè io per tornare all'energia originaria devo essere una frequenza alta e pulita. Ensitive è mai riuscito a confrontarsi con anime provenienti non dalla Terra? Sì, ma non mi piacciono. Perché? Trovo tutto il mondo alieno. E per alieno intendo tutte le entità che, pur gravitando intorno al pianeta Terra, non fanno parte del pianeta Terra, molto invasive nei confronti del genere umano. Non le voglio tra i piedi, non voglio relazionarmi con gli alieni e con le altre entità. È bene che se ne tornino. Qui si aspetta tanto la venuta degli alieni, quando dovremo preoccuparci invece di mandare via quelli che ci sono. Sono quelli di Malanga, quindi, che... anche. Lui ha incontrato tutti questi, ha fatto più di 3.000 di prose regressive. Possono fare le domande? È finito Cesare? Sì, allora qui da online abbiamo terminato, se volete ancora qualche minuto c'è per qualche domanda finale, per poi ricordare i libri che hai scritto. Ok, allora finisco col mio pubblico live. Prego. Gli uomini ombra, i Voladores, di Castaneda. Sì. Allora, è bene comprendere che l'universo è pieno di entità, ok? Qualcuna è più buona, qualcuna è meno buona. Io non le amo, cioè nel senso che preferirei che l'essere umano crescesse da solo senza l'ingerenza nel bene o nel male di altre entità. Vi invito a leggere il libro Difendiamoci dagli Dèi, che è un libro molto interessante, scritto da un ex gesuita, per cui insomma, se non lo sanno loro, Difendiamoci dagli Dèi. Però è affollato l'universo, un sacco di roba. Chi voleva la domanda?
ti volevo chiedere a proposito di difesa, appunto, del piano, il piano che tu frequenti, che adesso però mi pare di capire che lo frequenti meno, però il piano che solitamente frequentavi dei defunti comunque è un basso astrale spesso, e spesso non è che i defunti sono stati cattivi nella vita, non è che là diventano degli angeli, ok? Quindi volevo capire nel caso come ti difendi, perché secondo me è un ambiente piuttosto pesantino, sì. Quindi come ci si può difendere nel caso, anche se per esempio io non ci va, preferisco non andarci, però nel caso ti capiti, anche durante un viaggio astrale ti può capitare di arrivare, no, su questa parte, come ti puoi difendere? Allora, io mi difendo perché sono stronzo arrogante e lì non ci piove. Labbrate, che siano viventi o defunti, se li meritano, ci si difende con la simbologia, o la simbologia o comunque tutte le pratiche di purificazione. Poi è chiaro, il viaggio astrale è una proiezione di quello che poi siamo, no? Sai, per cui, cioè, se io ho determinate frequenze, mi proietto verso determinate frequenze. Io consiglio sempre di andare al top. È inutile che faccia questo genere di esperienza se sono depresso, se sono triste o se sono angosciato. No, aspetto di essere in un momento magari migliore, perché altrimenti comunque darei nutrimento e attirerei delle cose altrettanto negative. Non è che è così preoccupante, è molto più preoccupante, cioè il vampiro energetico nella vita reale, che più delle volte sono quelli disseminati in famiglia, cioè è lì che dovrei stare veramente attento. Laddove comunque io abbia un'esperienza trascendentale e vada ad intaccare questo genere di energie, devo riportare alte le mie frequenze, e portando alte le frequenze questo distacco si ricrea e non c'è più interazione, e qui ci starebbe bene una bella domanda da parte vostra. E te la faccio Va. Io dal di sotto, e rappresento una persona che ti sta seguendo da sotto. In conseguenza a un viaggio astrale ci possono essere dei danni provocati a organi del corpo fisico? Ma tutto quello che avviene sul piano energetico può avere una ripercussione sul piano fisico, però non è che fai un viaggio astrale e te ne esci poi magari con una problematica. È più facile che il viaggio astrale magari vada a mettere in luce una problematica già esistente, una carenza energetica già esistente e magari nata da vite passate e roba di questo genere. Però potenzialmente sì. Grazie, ti ringrazio. Prego, dimmi. Quando noi usciamo dal corpo, no? Io alle volte faccio prima dell'uscita dal corpo degli esercizi di protezione, ma in realtà quando lascio il mio corpo può essere qualcos'altro che te lo fregano. Allora, ripeto la domanda per il pubblico online: è possibile che qualcuno vi freghi il corpo mentre siete fuori per un viaggio astrale? Però le energie negative, no? Poi quando io rientro lo trovo occupato. Preoccupatevi delle penetrazioni nella vita reale, non di quelle nel mondo astrale. È difficile, perché in realtà, cioè, non è che lasci un corpo vuoto, non è così. Cioè, ora noi andiamo un po' per figure, ma cioè, il legame tra il tuo corpo energetico e il corpo fisico c'è sempre, cioè non è che è vuoto, oh, andiamo, dai, tutto, so, un'orgia dentro. Io quando esco dal corpo mi sento proprio cadere, cioè sì. Ho questa sensazione di precipitare e non lo sento più, quindi non so cosa sta facendo. Cosa sta facendo il tuo corpo? No, la connessione c'è ancora, per cui non è che rimane in questo ritardo. Purtroppo però che lei ha perfettamente ragione, perché io a 22 anni ho avuto un'uscita dal corpo e ho avuto la stessa identica sensazione. Ma l'hai trovato occupato? No, però ho sentito che se non mi sbrigavo c'entrava qualcuno. Ma allora, quello che noi codifichiamo come ansia, come paura, che okay. Bisogna renderci conto che spesso è una codifica di alcune sensazioni.
anche il vampirismo energetico, ok? Il vampirismo energetico in realtà ha un principio molto semplice, di vasi comunicanti, un'energia che ha alta frequenza, ok? Che ha più energia, entra in contatto con una che ha poca energia. E il principio dei vasi comunicanti, chi ha tanto tende a cedere, chi ha poco tende ad avere. La nostra mente che cosa fa? Codifica questa cessione come il vampiretto con i dentoni che succhia, ma è una codifica nostra. In realtà un domani potrei essere benissimo io un vampiro energetico per qualcun altro. Cioè non è che questo è per forza un mostro. No, certo. Sono io che lo sento mostro. E così tante altre sensazioni. Cioè, sono insicuro, sento che sto entrando in un terreno che non conosco, la mia mente scatta subito, mette subito l'antifurto, per cui partono queste insicurezze, questa voglia di rientrare, eccetera, eccetera. Ma non è che se non lo facessi troverei il corpo occupato, come all'altro luogo comune che scusatemi, posso non rientrare nel corpo durante un viaggio astrale. Se non rientro durante un viaggio astrale è perché devo morire, non perché ho fatto un viaggio astrale, ok? Perché la connessione c'è sempre. Io non lo sapevo. Lo so. La prima volta sono spaventata a morte. Ma è legittimo spaventarsi. Io mi chiedo, ma c'è una differenza? Cioè, qual è la differenza tra un mistico, o meglio, quando è che una persona è mistica e quando è psichiatrica? Bella domanda. Quando è che una persona è mistica e quando è che è psichiatrica? Io direi che è psichiatrica perché qualcuno gli dice che è psichiatrica e perché nessuno magari ha voluto approfondire quello che è il suo misticismo. Nel corso di domani, fai molto diversamente domani, io lo faccio un po' in tutta Italia e ti avrei fatto vedere dei casi che sono sicuramente stati dichiarati psichiatrici, che hanno imbottito di psicofarmaci, hanno fatto di tutti i colori, ma in realtà, cioè, se te le guardi dal punto di vista spirituale, sono diversamente umani e hanno delle bellissime caratteristiche che con la psichiatria non c'entrano niente. Perciò questo è un ramo... Non li ha aiutati la psichiatria? Assolutamente no. Assolutamente. L'etichetta li mette all'interno di un protocollo, li seda per tutte quelle che sono le loro caratteristiche. Ma se nessuno gli dice guarda che te sei così, non perché sei malato, perché sei diverso, te lo dico io, sei diverso, allora comincia a comprendere la tua diversità, poi fai della tua diversità un tesoro e considera gli altri come psichiatrici, perché forse i malati sono loro e ce ne sono veramente tanti, vero? Finito? Prego. Io volevo chiedere, l'anima di un animale si rincarna, si rincarna per forza sempre in animale o può saltare, diciamo, nell'evoluzione, evolvere, quindi in un umano? No, dovrebbe tornare indietro se si rincarnasse in un umano, per cui non torna indietro. Quindi animale rimane animale? Animale rimane animale, no, no, non lo facciamo regredire, povero animale. Noi possiamo aspirare a diventare animali, anche perché considerate che l'essere umano è vero che vi sembra bello, evoluto, che, ma in realtà non è evoluto, è progredito, non è evoluto, è l'animale evoluto. Evoluto significa sposarsi perfettamente all'interno di un ambiente, cioè prendendo quello che serve ma in equilibrio. L'essere umano è progredito, non è evoluto. Prima hai detto che una medium deve stare attenta a distinguere con cosa comunica. Tu però invece sei sicuro? Di... Io vado di là, che me frega, non mi porto niente di qua. Okay. È un altro lavoro. Un altro approccio. Io di qua non porto niente. Quando ritorno e chiudo le porte non voglio vedere nessuno. Medium è pericoloso perché vedete che i medium si ammalano anche facilmente perché hanno un grosso consumo energetico proprio perché riportano di qua. Anch'io mi ammalo. Perché mio figliolo mi attacca. L'altra non mi ha chiesto aiuto. Aiuto in che senso? Nel senso magari di... Cioè per il loro percorso o per la parte terrena? No, per il loro percorso. Ma allora guarda, per il loro percorso sinceramente no. No.
non ti è mai capitato di incontrare magari un'anima, cioè nel, tu dici che vai nel basso astrale, no? Mm. Cioè lì sono tutti consapevoli della loro morte. Ma sì, non tutti. Io non cerco mai, fa conto, defunti freschi. Ma perché? Voi, cioè, io vorrei dire una cosa. Quindi sei tu che cerchi, non loro che vengono. Ma perché invece un defunto, quando magari è in difficoltà, magari cerca la persona qua e non là? No, allora, i defunti vogliono entrare in contatto con i loro cari e con il mondo reale sempre. Però loro là hanno anche là, no? C'hanno le cose da fare, le, hanno anche le loro guide, immagino. Sì, certo, c'è un po' di perché tutto. Perché vengono a chiedere? Ma non è che vengono a chiedere di qua, cioè nel senso si rapportano con quelli che sono stati i loro sentimenti. Cioè un defunto non è che smette di esistere, se un defunto ha amato, se un defunto ha degli affetti, ok, l'amore prosegue, eh. Cioè non è che termina, per cui cessa la voglia di rapportarsi con i suoi cari, con i propri cari, prosegue, è normale, cioè ti sentono, ti ascoltano, io lo dico spesso, cioè sono defunti, mica sono sordi, cioè parlateci tranquillamente, il difetto è nostro, siamo noi che non abbiamo la capacità di recepire quelli che sono i messaggi e li diamo nomi sbagliati, li diamo la cintura allacciata all'ultimo momento, il colpo di fortuna, l'intuizione, ma più delle volte sono messaggi che provengono dai nostri cari. Io non ho mai dovuto aiutare anime a fare determinati percorsi, perché il loro percorso è già pronto, già lo sanno, non hanno bisogno di me. Sono andato magari a cercare anime che ne so, di persone scomparse, quello sì, però anche lì è abbastanza complicato, perché sul piano reale c'è molto scetticismo. Vedete che noi non abbiamo una tradizione che magari si avvale del supporto di sensitivi, di medium, okay. Cioè ci sono stati casi molto molto plateali e molto importanti, anche con delle nostre persone che hanno partecipato ai miei corsi e tutto quanto, hanno contattato, questo tanto ormai lo racconto spesso, per cui una signora è stata contattata da Yara gli ha dato esattamente il nome della sua assassina, però cioè, che faccio? E tanto ragazzi, il colpevole è già lì, cioè, a chi interessa la verità? Ti prendono per matta, ti prendono per complice. Cioè, noi non abbiamo uno storico interessante per questo. Solo tanto scetticismo e tanto boicottaggio. Perché? Boicottaggio? Cosa ci abbiamo noi? Ecco, esatto. La cosa più castrante di questo mondo. Cosa hai detto? Non so. Prego. Allora, faccio l'esempio di un fatto capitato, di una persona che è morta, e circa dopo un mese della morte ha chiamato al telefono la figlia dicendo devi venire a prendermi. La figlia si è un po' spaventata, ha detto no, te sei morta, e questa rispondeva guarda qua c'è tanto freddo. Cioè lui è freddo, come l'hai fatto questa cosa? Ma allora, i defunti hanno una buona capacità di interagire su quelle che sono proprio campi elettromagnetici, perciò sì, io sai, quello che per me è paranormale è la fila alle poste, tutto il resto è abbastanza normale. E lo trovo una cosa plausibile. Il fatto che gli dicesse che di aver freddo e buio è perché molto probabilmente non ha metabolizzato ancora la sua morte, e proprio fino a che non arriva la consapevolezza di ci sono questi scenari che sono molto grigi e c'è molto freddo perché c'è dispendio energetico, per cui sì, mi torna. Ma la figlia poteva fare qualcosa? No, se voleva poteva mettersi in un momento di introspezione e farci una chiacchierata, cioè spiegargli, mamma guarda, questa è la situazione, sei morta, mi dispiace,
abbiamo fatto anche un bel funerale, se non te lo ricordi te lo racconto. Questo è, se poi era cattolica, uno dice, oh, faccio dire una messa. Candele, insomma, quelle che sono le pratiche un po' di... Prego, dimmi. Aspetta, vado. Come possono essere interpretate dal punto di vista spirituale quelle volte che avvengono e vengono documentate, quelle persone che vengono possedute, tipo iniziano a parlare in lingue che non sanno, cose del genere? Allora, sì, è vero. È vero, è vero, sì, ci sono. Innanzitutto bisogna sempre tenere presente che l'universo è pieno di entità. Possessione non vuol dire Satana, demonio, okay. Vuol dire un altro genere di entità che ha preso il sopravvento sul tuo corpo. Il più delle volte questo genere di entità è un'entità aliena, okay? Che si manifesta perché? Perché ha trovato un terreno fertile, ha trovato delle carenze e delle frequenze che sono adatte a. Ma una possessione non è mai dall'oggi al domani, ha sempre un legame antico. Anche lì occorre una presa di consapevolezza forte o della ritualistica che scacci e che allontani questo genere di entità. Dal punto di vista spirituale vengono interpretate, secondo me ovviamente, come situazioni appunto che possono generare un'incursione, se vogliamo, da parte di questa entità verso la dimensione reale, sfruttano lo strumento corpo di quella persona per un discorso di vite passate o per una situazione attuale dove la frequenza è scesa molto molto in basso e queste entità lavorano a basse frequenze, perciò tutti gli stati di ansia, di depressione, okay, sono un terreno fertile e favoloso. Ma la domanda che dovevate farmi prima e che poi nessuno di voi ha fatto era: come si tengono alte queste frequenze? Che l'ho detto io. Si va in natura, si respira. Si va in natura e si respira, preciso. Poi, come si te? Non ci si lamenta. Alimentazione, bravo. Non ci si lamenta, pensiero positivo, ottimistico. Poi? Si fanno cose che piacciono. Sicuramente. Lasciando entrare. Che lascia entrare? Quello che viene. No, meditazione. Meditazione, sicuramente. Beh, fare il bene. Per lui, generosità, atti di disinteressato altruismo nei confronti di ogni essere vivente. Questo alza le frequenze, disinteressato, alza le frequenze. L'alimentazione, il contatto con la natura, la meditazione, pratiche introspettive, TV, no, tutto cacca, centro commerciale, niente, no, stadio, influencer, boh. Se io voglio tenere frequenze alte faccio una certa vita. Quando le anime, cioè ci sono tipo anime incarnate, quindi sono conosciute, poi come anime si tendono a, insomma, rincontrarsi, vogliono stare insieme tra di loro, tendono ad aggregare, cioè l'anima è sola oppure è in contatto con le altre anime? Allora no, sono in contatto anche con le altre anime, a meno che uno non riguardi sta solo, ovviamente. Non sempre, non è che c'è festini, andiamo al bar tutti insieme, oh, ci sarà l'aperitivo alle 7, no, così. Però diciamo che anime che sono state in contatto in vita si ritroveranno anche in contatto durante l'esperienza morte e durante la vita successiva, per cui dimenticatevi l'idea di non ritrovare l'ex marito e l'ex moglie, perché se dobbiamo perdonare, se lo perdoniamo non ce lo ritroviamo. È così, ve lo ritrovate per forza, perché anche l'odio è un sentimento che tu hai apprezzato. A me mi hanno detto che se lo perdoni dopo non lo ritrovo. No, che se lo perdoni è vero che quando si muore per vedere le anime dei tuoi cari ti vengono a prendere qualche modo. Sì, è vero, c'è sempre qualcuno che ti viene a prendere. Ma nel momento in cui neghi la morte, nel senso non ti rendi conto, può venire anche Cristo in persona, ma non lo riconosci.
nel senso magari gli dà la sembianza di un cane, di un gatto o di, del vicino di casa, per cui arriva qualcuno ma non è detto che tu lo riconosca. Il percorso morte è un percorso prima di tutto personale, personale, per cui io fino a che non l'ho compreso, non ho elaborato, ci può essere chiunque ad aiutarmi a, a poco valore. Infatti sempre i tibetani si preparano a morire da quando nascono. Anch'io preparo a morire, eh? Laboratori di preparazione alla morte, lo trovate online. Davvero? Sì. Webinar del su Inzaio con Luca Nari. Il 10 e il 27, ho fatto la prima e il 3 e poi saranno altri 3 appuntamenti. L'unico corso che faccio online proprio perché ritengo che imparare a morire sia importante. O comunque anche nell'accompagnamento di qualcuno. Certo. Volevo chiedere questa cosa. Io mi sono introdotta. Ha fatto bene. Alla fine. E io ultimamente da qualche mese ho molta paura di avere qualcuno in casa. Faccio molta paura, ho molta paura di dormire anche la notte da sola. Nella mia famiglia ci sono stati tanti casi di presenze familiari che si sono presentate. E io ne ho il terrore. Cioè, nel mentre parlo con i defunti, parlo con le persone a me care e le sento molto, le sento proprio nel cuore, cioè mi sento in connessione, ma allo stesso tempo proprio ho il terrore, per cui volevo capire se questa cosa prima o poi mi si risolve, perché non vivo molto bene. Allora, è casa di tua nonna? No, è casa proprio mia. Casa tua? Sì, mi è già capitato anche anni fa che mi cadevano sbagliati. Ma te hai questa nonna paterna, potente, forte, hai una nonna paterna che... La nonna paterna secondo me mi ha aiutato tanti anni fa. Forte, forte, la figura sì, forte. E l'ho portato anche una collana al cimitero perché mi piaceva okay. Secondo me sempre cadere forse in casa. Secondo me era lei, io sentivo che era lei. Okay. E quando ho fatto questa mossa di farle un regalo, perché secondo me mi stava aiutando in un momento di difficoltà, poi hanno smesso di cadere queste borse in casa che erano posizionate lì. Ultimamente mi sta ricapitando con altri oggetti. E poi dico, vabbè, non ti fissare, può essere la casualità. Però mi capitano in momenti particolari della mia vita. Allora, e quindi... Te hai questa nonna paterna che ti segue e ti viene dietro, per cui è sicuramente anche in casa tua. Uno. Se però quello che percepisci non è la sua presenza, ma una presenza che senti ostile, fai purificazione. Salvia bianca, candele... Paolo Santo. Paolo Santo. Io preferisco la salvia bianca rispetto a Paolo Santo, però... Perché mi hai detto della mia nonna paterna? Perché la sento. Ah, la senti. Per cui sicuramente in casa tua c'è anche lei. È una presenza forte, è un'energia forte. E il resto, che se ti sembra ostile, fai purificazione e vedi che succede. La purificazione quando la fate, cioè deve essere comunque ripetuta, non la fate una volta sola, magari ogni 3 giorni, ok, soprattutto se sentite che insomma ci sono delle presenze ostili, fastidiose. Però non penso che mi sia ostile, cioè mi ha sempre voluto un gran bene. No, no, ti dicevo, se questa è, un'energia che si sente, ok? Ma se senti queste presenze in casa tua che sono extra lei, per cui se le senti fastidiose e noiose, fai purificazione. Se invece è una sola idea di presenza, tieni presente che tua nonna è molto forte. Grazie. Prego. Bene, bene. Direi che siamo arrivati a questa lunghissima cavalcata nei vari regni. Vuoi concludere con... Allora, concludo con l'ultima domanda di Arabella e poi concludo. Come le chiudi le porte durante i tuoi passaggi? La maniglia, Ale, la maniglia. Io non la so, io le maniglie non le vedo e quindi le lascio aperte. Con intenzione, una buona intenzione. Una buona intenzione. Poi a marzo ti insegno anche a chiudere le porte. Ah, bravo.
Ma se uno si vuole iscrivere al corso o se vuole in qualche modo vedere i libri, cose, ho lasciato sopra impressione il numero di telefono per tutte le informazioni. Eventualmente, comunque, se vuoi dare altre indicazioni per i corsi. Allora, aspetta, prego. Che faccio lo spot pubblicitario, Cesare. Vai. Allora, i miei libri li trovate giù da Cesare, sì, per cui non trovate nella mente di un defunto che deve essere ancora riedito. I corsi in presenza da Paola, quelli extra Bologna sono sul mio sito o comunque in tutti i bagni del lato grigio, il mio numero di telefono, mi trovate tranquillamente lì, do la mail, amministrazione entity@gmail.com, dai, beh, sì, ti adesso che voglio, così. E lì trovate gli appuntamenti. Voce di cielo, ecco, bravo. Anche tutti i suoi riferimenti. Voce di cielo. Brava, quindi, fate il riferimento. Sì, loro. Riferimento loro. Quello che faccio di solito è appunto questo. Io faccio corso per direzionamento umani, laboratorio di preparazione alla morte, diario oscuro e corso su viaggi astrali o in una sola giornata o in un appuntamento di 3 giorni intensivo dove lavoro giorno e notte. Quello a cui mi riferivo ad Arabella, che verrà a marzo sul Monte Amiata insieme a noi. Vai, dimmi. Se volevo vedere le anime, riconducendomi alla signora, posso muovere oggetti sul piano fisico. È molto faticoso che un'anima riesca a muovere un oggetto. O meglio, quando si muove un oggetto, io mi preoccuperei, perché è forse qualcosa di più potente rispetto a un'anima. Tranne le piccole cose che sono piume o robetta leggera, insomma. Quando cominciano a spostare una bottiglia d'acqua, piena, allontana. Poi da dove spostiamo le cose? C'è un'altra domanda, invece, quando una persona è in coma, poi si risveglia, racconta, tipo, quello può essere definito un viaggio astrale. Allora, una persona in coma vive, cioè l'esperienza coma separata dal corpo, separata dal corpo quasi sistematicamente, per cui sì, 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 uno sdoppiamento, sì, sì. Abbiamo finito? Bene, bene, grazie, grazie, passiamo ai ringraziamenti. Grazie. Ti ringraziano anche molte persone online, quindi, e io mi aggiungo a questi ringraziamenti. Grazie a tutti e una buona serata. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.